l'Oltrarno, cioè la Firenze è quella un po' più vera, più reale, più sociale anche. Rispetto a quella che è la metà, l'altra metà di Firenze, la parte di là, che è la parte diciamo nobile, questa è sempre stata la parte che ha lavorato, è sempre stata la parte artigiana. Artigiani italiani, tutti dicono che questo mestiere stanno morendo. Io ho pensato come mai stanno morendo, perché questo mestiere secondo me è sicuramente da conservare. Fare gli oggetti o i libri, studiare la decorazione, preparare la pelle, scegliere i colori della pelle, trovare tutte le proporzioni del disegno. Quando faccio quelle cose lì, io, il mondo fuori non esiste. Working e lavorare insieme è innanzitutto quello che è uno scambio di idee a livello lavorativo e soprattutto la creazione di quella che è una famiglia. Quindi lavorare, essere amici diventa un valore aggiunto inestimabile. Andare avanti non è difficile, molto di più che difficile. Andare avanti vuol dire lottare contro la crisi, contro le scelte politiche che sono state fatte e lottare contro lo Stato che ti mette i bastoni tra le ruote a tutto il tempo. Come artigiano io non ho nessun tipo d'aiuto dallo Stato, eppure Firenze, voglio dire, è nata anche grazie agli artigiani, c'è tutta la tradizione artigiana che è molto importante. Porto avanti quella che è la tradizione, ecco, qui a Firenze, quindi è motivo d'orgoglio.